spettacolare incidente intorno alle 12.30 di questa mattina nella zona industriale di Predanieda, nell'incrocio tra la strada 9 e la strada 14. Lo scontro, causato da un'auto che ha provocato due feriti, non rispettando uno stop, ha coinvolto tre vetture, tra cui una Ford Fiesta, una Mini Minor e una Golf. Ad avere la peggio è stata una passeggera della Golf che, insieme all'altro malcapitato, sono stati trasportati immediatamente al pronto soccorso dalle ambulanze del 118. Sul posto sono intervenuti anche la polizia locale e i vigili del fuoco. L'area in questione è spesso interessata da incidenti di questo tipo, per cui andrebbe segnalata meglio l'intersezione. Protesta degli studenti dell'Istituto Alberghiero di Santa Maria di Pisa questa mattina al suono della prima campanella. Il tutto sarebbe accaduto a causa di un fraintendimento di una circolare emessa dalla dirigente scolastica dell'istituto, nella quale veniva ribadito il concetto che durante la pausa ricreativa ai 10 minuti il personale docente dovrebbe essere tenuto alla vigilanza degli studenti. A questo punto tra i ragazzi pare si sia sparsa la voce invece che la pausa fosse stata abolita e quindi massa i giovani hanno disertato le lezioni rimanendo all'esterno dell'istituto, manifestando rumorosamente il loro disappunto nei confronti della dirigente, ma soprattutto della circolare in questione che sarebbe stata mal interpretata. Per maggiori chiarimenti abbiamo sentito la nuova dirigente, Maria Luisa Pala. Io mi auguro che siano i primi e anche gli ultimi, perché spero che il chiarimento che c'è stato con la delegazione degli studenti sia stato sufficiente per allontanare tutti i dubbi su quello che è accaduto. È successo che una circolare diramata per ricordare l'obbligo di vigilanza che i docenti hanno sugli alunni anche nel momento della pausa destinata alla ricreazione è stata intesa o fraintesa, per meglio dire, dagli studenti come un obbligo per loro di svolgere la ricreazione in classe, e questo non è stato mai detto, assolutamente. Agli alunni e ai loro genitori voglio ribadire che la ricreazione non è stata assolutamente abolita. La ricreazione c'è, durerà 10 minuti come sempre, i ragazzi hanno tutto il tempo per mangiarsi il panino serenamente, con la precisazione rivolta questa volta ai docenti che per loro c'è l'obbligo della vigilanza. Gli alunni nella pausa di ricreazione devono essere sorvegliati, controllati per la loro sicurezza. Sta creando non poche preoccupazioni nel quartiere di Monte Rosello Basso, in zona Sacro Cuore, il posizionamento di numerosi cartelli di divieto di parcheggio e zona rimozione. Risulta strano che negli stessi non siano regolarmente indicati il numero di autorizzazione comunale e le date di inizio e fine lavori, cosa che rende nullo il divieto. Questo però forse non tutti lo sanno e genera diffidenza e paura di vedersi portar via il mezzo col carro attrezzi. Le vie dove questi cartelli sono apparsi sono via Da Vinci, Giotto, Vecellio, Nurra, Buonarroti, Canepa e tutta la piazza Sacro Cuore. Ci chiediamo, chi li ha installati, visto che i vigili urbani ci dicono che non esiste alcuna autorizzazione? Perché posizionarli tutti assieme e non di volta in volta durante i lavori? Chiediamo agli organi competenti che venga fatta chiarezza sull'argomento, al fine di evitare ulteriori disagi ai residenti, che già faticano a trovare parcheggio in una zona di così alta densità di traffico e popolosa. Sono partiti in quattro su due auto cariche di chili di pasta, persino dolci e prodotti tipici sardi, ma c'è stato posto anche per grembiuli, pastelli e tutto l'occorrente per andare a scuola. Piccole gocce che tutte insieme formano un mare in aiuto a chi ha perso tutto quando la terra ha tremato. Ieri sera due automezzi della Polizia Municipale di Sassari si sono imbarcati per andare nei centri colpiti dal terremoto, ad aggiungersi a tutti gli altri volontari sardi che da giorni si avvicinano
scendano sui luoghi del disastro. A bordo, oltre a viveri e materiale scolastico, anche della segnaletica stradale, più che mai necessaria per i lavori di ricostruzione. Nei giorni scorsi il sindaco Nicola Sanna e la giunta comunale avevano deliberato la partecipazione di un gruppo di agenti di polizia locale alle azioni di sostegno per le popolazioni terremotate del centro Italia. Le unità di via Carlo Felice da oggi saranno a disposizione del comune di Amatrice per le attività di polizia municipale. Che parte per Amatrice è composto da 4 unità, un ufficiale che coordinerà 3 agenti. La polizia locale di Sassari lavorerà all'interno del comando di polizia locale di Amatrice, che attualmente è composto da soli 4 uomini coordinati dal responsabile del servizio. Quindi andremo a raddoppiare l'organico e svolgere funzioni specificamente di polizia. Faremo attività antisciacallaggio, si darà supporto alla popolazione che vive nella tendopoli allestita nel comune di Amatrice, si svolgeranno attività di polizia stradale oltre che vigilanza davanti alle scuole. Quanto durerà la missione e dove alloggeranno gli uomini? Nella prima fase sono previsti 15 giorni, i ragazzi saranno poi avvicendati dal personale che arriverà da Sassari pronto per sostituirli, quindi personale fresco, personale che avrà le stesse competenze che attualmente andranno a svolgere i 4 ragazzi in partenza. Il centro-sinistra ha ancora la giornata odierna per chiudere il cerchio sulle nomine nell'ASL Unica, partita che da settimane sta dividendo la maggioranza. Ma Giorgio Sorrentino, il commissario uscente dell'azienda mista AO di Cagliari, resta il più gradito, specie dopo la bocciatura di Francesco Nicola Zavattaro, proposto dal titolare regionale della sanità Luigi Arru nella seduta di giunta del 31 agosto scorso e stoppato da 7 assessori su 12. Oggi appunto l'esecutivo guidato da Francesco Pigliaru ci sta riprovando, le nomine ASL sono di nuovo all'ordine del giorno. Per un problema squisitamente legislativo legato alla fase di transizione prevista nella norma istitutiva nell'ASL Unica, Sorrentino diventerebbe dirigente generale all'ASL numero 1 di Sassari, scelta come azienda cosiddetta incorporante, cioè quella da cui parte la fusione delle altre 7 ASL territoriali che verranno cancellate entro il 31 dicembre. Anche quest'anno si è svolta la rievocazione storica sull'antica Roma al Castrum di La Crucca, a pochi chilometri da Sassari. Ad Signa Militis è arrivata ormai alla sua 7ª edizione. La prima battaglia campale si è tenuta domenica mattina e purtroppo a causa delle condizioni meteorologiche non è stato possibile svolgere la seconda battaglia campale anche nell'appuntamento previsto la sera stessa. Il tema scelto per questa edizione è volutamente molto attuale, spiegano gli organizzatori, prendendo spunto da un avvenimento accaduto 2000 anni fa. Una coalizione di popolazioni germaniche in fuga dai loro territori sconvolti da guerre e dalle pressioni dei barbari dell'est si riversò sui confini settentrionali dell'impero romano, che corrispondevano all'incirca ai territori dell'attuale Austria. Il loro sogno era quello di poter entrare all'interno dei territori romani e di poter godere delle ricchezze e della protezione di Roma. Tra gli attori della rievocazione anche Roberto Fara, ex Pino degli Anticorpi, e Luca Losito. A poche settimane dall'inizio del campionato, la SD Torres si prepara non solo sul campo per il debutto in Serie A in programma domenica 9 ottobre. In vista dell'importante evento e al fine di promuovere la rosa e lo staff tecnico, la società ha deciso di allestire la presentazione ufficiale con lo scopo di farsi conoscere al pubblico sassarese. L'appuntamento si è svolto presso la galleria Auchan. Hanno preso parte anche i vari sponsor che ci accompagneranno nel corso di tutta la stagione, tra gli altri anche la Lega Italiana Fibrosicistica. Per la prima volta nella sua storia la Torres C5 parteciperà al campionato di Serie A in virtù della promozione ottenuta sul campo nella scorsa stagione. Beh, per quest'anno sicuramente il nostro obiettivo principale è quello di raggiungere la salvezza il prima possibile, in quanto affrontiamo un campionato nazionale. Dopo aver vinto l'anno scorso un campionato regionale e abbiamo conquistato anche la Coppa Italia regionale, abbiamo rinforzato la squadra con 2 elementi nuovi, 2 elementi di esperienza almeno per quanto riguarda il calcio 11. Sono 2 ragazze molto molto valide, una è Veronica Suggi che arriva dall'Oristano e l'altra è Sabrina Marchese, anche lei proviene dall'Oristano ma più che altro ha fatto anche lei diversi anni con la Torres calcio 11 femminile. Quindi noi abbiamo iniziato la preparazione già da 2 settimane, stiamo lavorando in maniera comunque molto molto
positiva, le ragazze rispondono bene, di sicuro i ritmi sono diversi da quelli che erano la passata stagione, di conseguenza gli allenamenti sono un pochino più duri, un pochino più sacrificanti, però tutto questo è fatto proprio affinché riusciamo ad ottenere l'obiettivo che noi ci siamo prefissati. Gentili amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Telegin Radio. Vado immediatamente a leggervi un comunicato del Comune di Sassari. Nelle borgate di Ottava, Caniga, San Giovanni e La Landriga e nei quartieri di Latte Dolce, Centro Storico e San Giuseppe, l'acqua non è adatta al consumo umano diretto come bevande per la preparazione degli alimenti. Può essere utilizzata per tutti gli usi igienici, compresa l'igiene personale. Lo si legge nell'ordinanza adottata oggi dal sindaco di Sassari Nicola Sanna a seguito dei controlli compiuti dal Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione dell'ASL. Bene, con questo siamo giunti al termine di questo nostro appuntamento con Telegin Radio. Come sempre in chiusura vi ricordo quelli che sono i nostri contatti. 079 26 11 50 per chiamarci, la nostra mail info@telegin.tv e cosa molto importante che sempre vi ricordo è che TeleG, la televisione di Sassari, è visibile in streaming 24 ore su 24 in tutto il mondo sul sito www.telegin.tv. A tutti voi il più cordiale buon proseguimento di giornata e alla prossima, arrivederci.
Giuda. Beatificazione Elisabetta Sanna. La cerimonia svoltasi nel sagrato della Basilica di Saccargia verrà proposta integralmente sulla nostra emittente oggi alle 15.30 e alle 20.45, domani alle 10.30 e alle 23.30. La polisportiva Lanteri Sassari comunica l'avvio dell'attività della scuola calcio e che sono aperte le iscrizioni per bambini e bambine dai 5 ai 14 anni. Gli interessati possono recarsi presso la segreteria di Via Torralba 7 dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 19.30 oppure contattare i seguenti numeri 338 59 85 396, 393 38 500 817, 329 847 04. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.